Sto lavorando molto sui racconti e sulle storie, diciamo così, perché poi l'artista alla fine non è che deve andare a tingere di chissà da quale i pensieri. Attinge semplicemente dalle storie dei luoghi, ogni luogo ha una sua storia e quando le storie non ci sono nel luogo, le persone possono fare nascere storie. Questo concetto di storie nuove che nascono non l'abbiamo, ma ogni giorno le famose leggende metropolitane delle nuove generazioni nascono proprio per quello. Non ce ne accorgiamo, ma molte di queste storie che oggi sono degli aneddoti o di cose che capitano, fra qualche anno potrebbero rafforzarsi. Se qualcuno sa fare raccontarle bene, si rafforzano e diventano poi i racconti. Quindi c'è anche un impegno dell'uomo nel luogo, soprattutto quando fa cose diverse dalla consuetudine. Mi piace sempre raccontare l'ultima cosa che sto facendo, e anche perché come, diciamo così, come pensiero lo leggo sempre al luogo dove sto in quel momento, sia che parlo, che penso, che lavoro. Quindi in questo momento sono a Sant'Alberto, quindi nel luogo più lontano al materiale che sto usando, ma proprio per questo antagonismo di forse di armonie, perché la pietra e le sculture che sto lavorando non fanno parte esattamente di questo territorio, siamo in una valle, siamo in una palude, la gente è abituata all'acqua, abituata al fango, ma proprio per questa quasi dissociazione di materiale mi piace molto intervenire. Io sono venuto qui e ho già trovato in questo luogo tantissime storie che fanno parte proprio di questo percorso. A Sant'Alberto c'era un traghetto. Il traghetto c'è ancora dopo praticamente, le prime testimonianze sono del 1200 che c'era un traghetto e sono arrivato a Sant'Alberto proprio in funzione di una storia. Si racconta ancora oggi che chi viene in questo punto del fiume Reno, in alcune notti di luna, soprattutto la prima luna, quella di settembre, possono succedere delle cose abbastanza particolari, come quella di vedere all'improvviso verso mezzanotte pesci che escono con gli occhi stralunati a vedere la luna piena. E questo progetto si chiama Ali e parte molti anni fa e ogni giorno mi sono dato come disciplina di disegnare un paio di ali. Ormai sono centinaia e centinaia di disegni, ogni tanto però qualcuno mi chiede di realizzarle e quindi questa è una delle tante ali che appartiene comunque a una persona ormai sconosciute perché si perde poi nel tempo la persona fisica e rimangono solamente quello che ha rappresentato in quel momento per me.